Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica di cura dei capelli. Come si evince già dal titolo, in questo video vi faccio vedere come si prepara e come si fa lo shampoo con la farina di ceci. Nella ricetta che vi mostrerò non ho utilizzato l'acqua come addensante per la farina di ceci, che in realtà è l'ingrediente per la ricetta base, ma ho utilizzato il gel di fieno greco perché ho scoperto che in questo modo vado a minimizzare l'effetto di indurimento che provoca la farina di ceci ai miei capelli. Se voi avete capelli che tendono ad essere grassi, vi consiglio di sostituire il gel di fieno greco o con la semplice acqua oppure con il gel ai semi di lino, che ha un leggero potere asciugante. Se invece avete la tendenza ad avere capelli secchi o, come me, molto cheratinici, utilizzare il gel di fieno greco potrebbe essere il modo migliore per riuscire ad utilizzare al meglio la farina di ceci senza avere nessun problema per quanto riguarda poi i capelli che possono essere stopposi, che possono essere duri, che possono essere difficili da pettinare, perché andate in sostanza a lavare e condizionare contemporaneamente, perché il gel di fieno greco viene anche utilizzato come sostituzione dei balsami perché ha un grandissimo potere idratante e disciplinante. Vi lascio al tutorial e buona visione!
Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Lasciatemi un commentino al riguardo per farmi conoscere le vostre sperimentazioni. Che cosa utilizzate insieme alla farina, se già utilizzate la farina di ceci, oppure se avete ancora qualche dubbio riguardo l'utilizzo di questa sostanza per la detersione dei capelli, con un commentino io vi risponderò appena avrò tempo. Ci vediamo la settimana prossima. Nel frattempo non posso che augurarvi una buona settimana. Ciao! Lavinia? Siamo pronti? Siamo pronti? Ecco qua. Vai. La ferita non sembra rimarginata del tutto, ma in realtà ha fatto una bella crosta. Quindi non c'è più bisogno del collare, non c'è più bisogno di farle altri trattamenti, e quindi, visto che nella gabbia sta troppo bene per starci, l'abbiamo liberata oggi. Ciao Lavinia! Non mi cachi? Non mi cachi? Non mi cachi! Lavinia incontra Arturo e scappa. Arturo la segue. Le deve solo ricrescere il pelo adesso e ovviamente cicatrizzare un altro pochino. Ehi! Non ci può credere. Lavinia? Oh, bisognini. Privacy. Brava. Oh. Come sei brava. E fugge. Indubbiamente le lascerò la gabbia fuori in modo che se ha freddo o se vuole stare un po' più riparata può entrarci tranquillamente da sola, bloccando l'apertura. Atena, l'alieno se n'è andato. Sei felice? Non è felice, quando mai. Mi. Non le dare fastidio, però. Dracula. E questo è tutto. Ciao.